pandemia da Covid-19 ha ricordato a tutti noi il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macroeconomica dei servizi sanitari pubblici. Al tempo stesso, la pandemia ha reso ancora più evidenti i limiti di natura strutturale del sistema sanitario, come ad esempio le disparità territoriali nell'erogazione dei servizi, l'inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali, i tempi di attesa per l'erogazione di alcune prestazioni e una scarsa capacità di definire strategie sinergiche per la risposta ai rischi ambientali, climatici e sanitari. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sono ora le risorse per poter colmare le maggiori criticità e facilitare uno sviluppo che azzeri le differenze territoriali tra i servizi e migliori l'infrastruttura tecnologica, promuovendo la ricerca e l'innovazione. Alla salute è dedicata la missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e stanzia oltre 15 miliardi di euro così divisi. 7 miliardi di euro sulla componente 1, ovvero su reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. 8 miliardi e 63 milioni sulla componente 2, innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. All'interno di quest'ultima componente è previsto un investimento specifico per il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. Tra le azioni finanziate c'è anche il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico per garantire l'omogeneità, l'interoperabilità e l'accessibilità ad assistiti e operatori a livello nazionale e regionale. In sintesi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono la piena integrazione di tutti i documenti sanitari e tipologie di dati, la creazione e implementazione di un archivio centrale, la progettazione di un'interfaccia utente standardizzata e la definizione dei servizi per il fascicolo sanitario elettronico. Le risorse per questo progetto superano 1 miliardo di euro, una grande sfida su cui saranno impegnate le regioni. Sentiamo il commento di Maurizio Stumbo, Regione Lazio. Come Regione Lazio, in accordo ai tavoli nazionali, noi riteniamo che il fascicolo sia arrivato il momento per esso di avere una vera evoluzione, cioè non vedere più il fascicolo come un elemento di documentale ma come un abilitatore di servizi. Quindi all'interno del nostro backbone, intesa come piattaforma orizzontale, senza dubbio il fascicolo riteniamo abiliterà per il paziente, per l'operatore sanitario, quindi il medico che lo segue, abiliterà tutti i servizi, sia amministrativi sia clinici, e senza dubbio consentirà, grazie a questa abilitazione, la possibilità di avere sempre e comunque dei dati di tipo liquido che scorrono attraverso la backbone. Quindi ci stiamo prefigurando un nuovo modello che non veda più il dato all'interno dei muri dell'ospedale, ma dati che frantumano l'ospedale e che scorrono partendo dal paziente fino agli stakeholder sanitari e viceversa. Solo grazie a questo riusciremo a tradurre quella che oggi è definita come medicina reattiva, cioè a fronte di un'esigenza di cura metto in campo le migliori azioni, a una medicina tipo proattivo e utilizzando dati strutturati e non per intervenire nel portare più avanti possibile l'eventuale cronicità di un paziente, con due effetti positivi: da un lato un paziente che sta sempre meglio, dall'altra parte un sistema sanitario nazionale sempre più sostenibile. E allora la nostra idea è che questa backbone abbia due obiettivi. Il primo, quello della centralizzazione di tutti i servizi e quindi dei dati in una logica di drive-in su cui applicare modelli di intelligenza artificiale. Il secondo, un'unica interfaccia a casa del paziente, indipendentemente dal servizio sanitario che viene erogato. Il cittadino deve poter accedere, guardando la user experience, a una piattaforma in modo tale da ottenere servizi semplici, fruibili e accessibili, lasciando al mercato le migliori soluzioni tecnologiche in termini di dispositivi medici o servizi sanitari, ma che abbiano solo un obbligo: integrarsi con la soluzione definita da Regione Lazio tramite protocollo standard sicuri. Durante la pandemia da coronavirus, il governo di flussi consistenti di dati si è dimostrato fondamentale per affrontare la lotta all'incremento dei contagi e per organizzare in modo rapido ed efficace una campagna di vaccinazione nazionale. Possiamo quindi affermare che una reale data governance del sistema salute consentirebbe alle istituzioni di prendere decisioni consapevoli, di monitorare i livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e nelle singole regioni
e anche di monitorare la spesa sanitaria affinché sia garantita qualità e appropriatezza. L'obiettivo ultimo è realizzare una medicina di complessità, di precisione, predittiva e di prevenzione. Oggi questo non è ancora possibile perché i dati risiedono all'interno delle strutture sanitarie in database separati e indipendenti. Una logica silos, mentre avremo bisogno che i dati siano integrati in una prospettiva di tipo patient journey e tempestivamente disponibili attraverso cruscotti di analisi e interpretazione. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina 290 milioni di euro al rafforzamento del nuovo sistema informativo sanitario, vale a dire l'infrastruttura e gli strumenti di analisi del Ministero della Salute per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono il miglioramento della raccolta, del processo e della produzione di dati a livello locale, lo sviluppo di strumenti di analisi avanzata per studiare fenomeni complessi e scenari predittivi, così da migliorare la capacità di programmare i servizi sanitari e rilevare malattie emergenti. La creazione di una piattaforma nazionale dove far incontrare domanda ed offerta in materia di servizi di telemedicina. Di recente è stato siglato un accordo tra il Ministero della Salute e il Consorzio Interuniversitario Cineca per implementare un sistema che attraverso tecniche di intelligenza artificiale e di analisi di big data possa evidenziare il reale stato di salute della popolazione. Questo permetterebbe di fornire soluzioni innovative e veloci a supporto della governance del sistema sanitario pubblico, ma anche di permettere una personalizzazione o anche un miglioramento dei percorsi di cura del paziente. Ci racconta il progetto David Vannozzi, Cineca. Big Data e intelligenza artificiale che cosa consentono di fare? Consentono di elaborare queste grandi quantità di dati che abbiamo a disposizione per estrarre delle informazioni aggiuntive. Io dico sempre, in questo caso, che è come andare al cinema a vedere un film che noi del quale film noi conosciamo già come è andata a finire e pertanto analizzando i dati contenuti nei database regionali che cosa facciamo? Noi possiamo sapere la storia di tutti i pazienti, sapere quali sono state nelle varie fasi della vita gli eventi che sono accaduti, le malattie che sono occorse, i percorsi di cura che sono stati utilizzati e l'esito degli stessi. Pertanto, come è facile capire, tutte queste informazioni insieme consentono di poter trarre delle informazioni aggiuntive che possono essere utilissime per i pazienti che saranno, diciamo, trattati in futuro. Nel 2019, qualora si fossero avuti a livello sovraregionale, a livello nazionale o a livello europeo, dei dati aggregati, ci si sarebbe accorti che qualcosa stava succedendo, ma per come sono organizzati i flussi di informazione oggigiorno, queste dati sono arrivati con estremo ritardo, di solito 7, 8, 9 mesi, e pertanto hanno perso la loro capacità segnaletica. La pandemia inoltre ha dato anche un insegnamento ulteriore, cioè che i dati sono importanti e necessari nel più breve tempo possibile, sul momento. E pertanto nel 2020 abbiamo siglato un accordo con il Ministero della Salute per andare a costruire un data lake nazionale, data lake perché è un database che accoglie dati strutturati e non strutturati, anonimizzati, che vengono dalle regioni, data lake nazionale che possa essere utilizzato dagli organi decisori per poter collaborare e coadiuvare la fase di programmazione e pianificazione di lungo periodo. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, entrambe le componenti della Missione 6 sono finalizzate a potenziare il Sistema Sanitario Nazionale.
Si punta a un sistema incentrato sui territori e sulle reti di assistenza sociosanitaria, nell'ambito di un modello di sanità pubblica in visione One Health, ovvero in grado di preservare la salute dei cittadini a partire dalla salute dell'ambiente. Per assicurare infrastrutture sicure, tecnologiche, integrate e sostenibili, si promuovono i settori della ricerca scientifica e dei sistemi informativi sanitari. Si rafforzano anche gli strumenti digitali e si sviluppano le competenze dei professionisti del Sistema Sanitario Nazionale. Ma si affronta il problema dell'obsolescenza delle apparecchiature e del basso uso di tecnologie sanitarie negli ospedali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta quindi un'occasione unica per attuare il cambiamento e mai come in questa fase storica le procedure di acquisto che verranno adottate dalle centrali di committenza e dalle stazioni appaltanti dovranno assicurare tempestività, efficienza ed economicità. Il commento di Corrado Cucurullo, Soresa. La completa digitalizzazione dei processi di acquisto comporterà sicuramente un miglioramento dell'efficienza anche dei pagamenti, oltre che un maggiore controllo di tutto ciò che è la catena degli acquisti, così come allo stesso modo la costituzione del magazzino centralizzato, che noi ci auguriamo possa essere realizzato quanto prima, con una sua completa automazione completerà fondamentalmente un ciclo per quanto riguarda l'integrazione dei processi di acquisto e di logistica integrata. Dal punto di vista invece dei servizi di sanità digitale, la completa digitalizzazione ci consentirà fondamentalmente di personalizzare ancora di più il servizio ai nostri cittadini. L'esperienza pandemica nel nostro caso è stata particolarmente efficace con l'app iCovid Sinfonia, che presto avrà un'evoluzione con l'ulteriore app Campania in Salute, che consentirà al cittadino di interagire con i servizi sanitari, di poter prenotare le visite ad un CUP regionale, così come pagare il ticket oppure consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico.